Il 16 maggio la Camera di Commercio, in collaborazione col progetto Win It You, ha incontrato un gruppo di ragazzi per un confronto sull'autoimprenditorialità e per offrire loro strumenti utili per comprendere il territorio imprenditoriale della città. Abbiamo pensato di organizzare un laboratorio molto pratico per questi ragazzi e iniziamo innanzitutto a fare un intervento sull'autoimprenditorialità e spiegare che cos'è, ma dal punto di vista delle capacità, come dicevo prima, personali dell'imprenditore. E proponiamo ai ragazzi di fare un test sulle attitudini dell'imprenditore e sugli stili imprenditoriali. E dopo andiamo avanti con illustrare una serie di finanziamenti, contributi che ci sono per l'apertura di imprese e che cosa offre la Camera di Commercio col proprio sportello Genesi, che è uno sportello proprio per dare informazioni e primo orientamento per aprire delle attività imprenditoriali. Ci sarà anche l'intervento della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, che parlerà di esperienze pratiche di imprese femminili, e alla fine cercheremo di dare le valutazioni finali di questo test che è stato fatto dai ragazzi. Se riusciamo, la giornata si conclude con la valutazione finale e la consegna proprio dei risultati del test. Io, in qualità di presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bologna, cercherò di portare loro anche un esempio che è il mio di professionalità, di imprenditorialità, per cercare di trasmettere loro che non sarà semplice iniziare a progettare un'impresa, ma ci sono alcuni punti fermi che loro dovranno seguire, io li inviterò e li consiglierò loro di seguire per poter riuscire ad avviare un'attività d'impresa che abbia dei risultati economici e anche di soddisfazione personale in un momento come questo, dove l'economia è in crisi, dove l'economia è in continuo movimento e tutto cambia. Ho dato un titolo al mio intervento, Reinventarsi, perché consiglierò loro di avere questa elasticità nell'avere la capacità di reinventarsi all'interno della loro attività, perché c'è un movimento particolare anche di tipo tecnologico. In base alla sua esperienza, quali sono le caratteristiche principali per affacciarsi nel mondo del lavoro? E dunque, noi come Camera di Commercio guardiamo le persone dal punto di vista imprenditoriale, cioè attività rivolte verso il lavoro autonomo, e soprattutto per questo ruolo così professionale, così importante come attività economica, per questo svolgimento di attività è fondamentale avere comunque certe caratteristiche che sono la propensione comunque al rischio, avere una grandissima forza di volontà, determinazione, e per questi complessivamente ruoli è importante appunto il ruolo dell'imprenditore. E con l'evento di questa mattina che vogliamo proporre ai ragazzi, andiamo a parlare di tutti questi ruoli che deve avere un imprenditore e soprattutto delle attitudini che deve avere per affrontare comunque le difficoltà anche dell'essere in proprio. La Camera di Commercio collabora comunque da sempre con tutte le istituzioni a livello locale, quindi in primo luogo il Comune, e siamo stati contattati dal Comune e abbiamo organizzato questa attività, questo evento, per illustrare ai giovani, a questo gruppo di giovani, il ruolo e le attività e i servizi che la Camera di Commercio offre nei confronti di un orientamento al lavoro e alle professioni. Oggi cercheranno di darvi degli indirizzi, delle idee, degli spunti, perché l'autoimprenditorialità, quindi iniziare un'attività, non è solamente idee, ma dietro bisogna costruirsi un percorso proprio perché consenta di andare avanti.